L'oceano è uno dei luoghi più incredibili sulla Terra. Non è solo bello, ma anche pericoloso. Sappiamo tutti degli squali, degli enormi polpi, delle forti tempeste e del triangolo delle Bermude, ma c'è qualcosa di ancora più terrificante e pericoloso. Sto parlando delle onde anomale. Lo yacht da quattro passeggeri Mignonette sta navigando attraverso il Capo di Buona Speranza nell'Africa meridionale. Si verifica una tempesta, ma lo yacht sopravvive con successo. In serata il vento si calma, il mare è piatto, la squadra, stanca dopo la tempesta, si riposa. All'improvviso, apparentemente dal nulla, appare un'onda di 12 metri che si schianta sullo yacht con una forza terrificante. Lo yacht si spezza e affonda. Per fortuna, i passeggeri riescono a mettersi in salvo su una scialuppa di salvataggio. Per i successivi 24 giorni vanno alla deriva in mare aperto, finché non vengono soccorsi da una nave di passaggio. Nessuno ha creduto alle loro storie sulla grande onda. Questa storia non è la trama di un film, ma un evento reale accaduto il 5 luglio 1884. Ora immagina di stare su uno yacht moderno in mare aperto. Il sole splende, non c'è una sola nuvola. Il mare è cristallino e calmo. Una vacanza da sogno, non è vero? All'improvviso senti un forte ronzio. Dopo 2-3 secondi, un'enorme onda di 10 metri appare dalla superficie calma del mare e si schianta sullo yacht. Per fortuna l'imbarcazione riesce a rimanere a galla e l'onda scompare proprio come è apparsa. Anche questo è un caso reale, accaduto all'armatore dello yacht Kellerin, il 17 giugno 2018. Queste onde hanno nomi diversi: Bianca, Canaglia, Vagabondo, Mostro. I francesi le chiamano Cattivo Scherzo. Sfortunatamente non c'è niente da ridere. Un incontro con un'onda del genere di solito termina con una nave che affonda. Sirene, mostri marini, Poseidone che si arrabbia. Ecco come le persone spiegavano l'apparizione di queste enormi onde nei tempi antichi. Cristoforo Colombo fu il primo a scrivere una nota su un'onda anomala come fenomeno naturale. Nell'agosto del 1498, la sua squadra esplorò le coste dell'India occidentale, poi America, quando improvvisamente tutti i membri dell'equipaggio udirono un ruggito assordante e poi un'onda torreggiante alta 26,8 metri apparve dal nulla. Fortunatamente l'onda non ha causato danni e Colombo è andato per la sua strada. Successivamente sono stati registrati molti rapporti su questo fenomeno, ma nessuno credette mai ai marinai. Sirene, il Kraken e ora onde mostruose? Ma dai! E questa è la tipica reazione a chiunque affermi di aver assistito a questo fenomeno. Anche quando un'onda anomala di 22,6 metri si schiantò improvvisamente sul transatlantico britannico Queen Mary nel 1942, le 15.000 persone che vissero per raccontare la storia non furono prese sul serio. Solo nel 1995 l'onda anomala è stata ufficialmente registrata con strumenti scientifici. Quel giorno un'onda di 25,9 metri colpì la piattaforma petrolifera norvegese Draupner. Nel 2000, per studiare queste onde, l'Unione Europea creò un progetto internazionale chiamato MaxWave. Nell'ambito di questo progetto, gli scienziati lanciarono due satelliti per monitorare gli oceani in tutto il mondo. Tuttavia, hanno finito con più domande che risposte. C'è una teoria secondo cui più grande è l'onda, meno è probabile che si verifichi. I satelliti di MaxWave sono riusciti a registrare onde alte fino a 25 metri. Ma ecco la parte più interessante. Un'onda del genere dovrebbe apparire solo ogni 200 anni, ma i satelliti hanno registrato 10 onde mostruose nelle prime 3 settimane del loro funzionamento. Sono passati parecchi anni da allora e ne sappiamo ancora molto poco. La cosa peggiore è che gli scienziati non hanno idee su come prevedere in anticipo la comparsa di queste onde. I moderni radar e sonar hanno registrato le proporzioni di queste onde. La loro altezza va da 11,9 metri a 50 metri. La loro velocità può raggiungere i 99,8 km orari e la loro aspettativa di vita va da 20 secondi a 2 minuti. Sebbene le informazioni siano scarse, gli scienziati sono riusciti a dividere queste onde in 3 tipi. Il primo tipo è la classica onda bianca. Appare non solo durante una tempesta, ma anche quando il mare è calmo.
dopo essere apparsa improvvisamente, si dissolve nell'acqua e non lascia residui. Il secondo tipo è tre sorelle. Hai indovinato? Queste sono tre onde consecutive, una delle quali è più massiccia delle altre. Anche un'enorme superpetroliera potrebbe rompersi sotto il peso di un'onda simile. Il terzo tipo è l'onda mostro. Di tutti e tre i tipi, quest'onda è la più pericolosa e imprevedibile. Immagina un edificio di 15 piani. Lo spettacolo sarebbe davvero sorprendente, ma non vorrei vederlo nella vita reale. Ad ogni modo, puoi guardare molti video sulle onde anomale su YouTube, ma solo dopo aver visto questo video. Ma cosa provoca queste onde solitarie? Nessuno lo sa per certo. Forse le onde anomale sono della stessa natura degli tsunami? Niente affatto. Gli tsunami si verificano a seguito di terremoti sottomarini e crescono man mano che si avvicinano alla costa. Alcuni credono che appaiano quando la corrente marina in superficie incontra un forte vento contrario. Altri sono certi che queste onde nascano dall'urto tra correnti calde e fredde. E altri ancora sono convinti che si verifichino a causa di anomalie gravitazionali, quando la gravità diminuisce o aumenta bruscamente. C'è anche la teoria sull'interferenza delle onde, piccole onde che si uniscono per formarne una grande, proprio come una palla di neve. Ma la teoria più interessante è che le onde si formano a causa del vampirismo cinetico. Eh sì, c'entrano i vampiri. Secondo questa versione, in determinate condizioni naturali, le onde acquisiscono la capacità di scambiarsi energia cinetica. E tra tutte le onde ci sarà un'onda vampira che assorbirà l'energia delle altre. Dopo aver accumulato abbastanza energia, l'onda vampira si schianterà. Questa teoria spiega la forza di impatto e la sua improvvisa scomparsa. Alcuni oceanografi ritengono che le onde anomale siano responsabili della scomparsa delle navi nel luogo più misterioso dell'Oceano Atlantico, il Triangolo delle Bermude. E anche se è probabile che in quest'area le onde anomale appaiano, è impossibile considerarle la soluzione principale ai misteri del triangolo. Oltre alle navi, scompaiono anche aerei, ed è improbabile che le onde possano raggiungerli. Aggiungendo ancora più mistero al fenomeno, queste onde appaiono non solo nei mari e negli oceani, ma anche nei laghi. Sono state registrate molte onde di questo tipo nei grandi laghi. Nel lago Superior, il più grande di tutti i grandi laghi, è stata più volte registrata l'apparizione delle tre sorelle. Oltre alle onde anomale, i marinai hanno raccontato di un fenomeno ancora più terribile, le cavità marine. Immagina che questa sia un'onda molto grande, ma esattamente l'opposto. È sott'acqua, forma un grande tuffo nel mare. Ma a differenza delle onde, tali cavità non sono mai state registrate ufficialmente. Le onde anomale possono essere pericolose allo stesso modo, formando buche marine nell'acqua. Quando l'onda si accumula, attira tutta l'acqua intorno a sé. Quindi, vicino alla base, queste buche possono essere molto profonde. Se la prua o la poppa di una nave finiscono in una di queste buche, la nave può affondare istantaneamente. Penso che il film Lo Squalo dovrebbe essere sostituito da un nuovo film, Le Onde. A chi importa degli squali, quando da un momento all'altro un'onda delle dimensioni di un grattacielo potrebbe schiantarsi? Ehi, qualcuno ricorda il film L'avventura del Poseidon? A ribaltare il transatlantico è stata un'onda anomala. Non ci sono modi per anticipare queste onde, ma puoi ridurre significativamente il rischio di incontrarne una. Studia la storia e le registrazioni meteorologiche dell'area che vuoi visitare. Molto spesso le onde anomale si trovano al largo della costa orientale dell'Africa, nell'Oceano Indiano e nell'Atlantico settentrionale. A proposito, fu lì, nel 1985, al faro di Fastnet Rock, che si schiantò l'onda più alta mai registrata. La sua altezza raggiunse i 48 metri. Se le onde anomale non ti spaventano e sei determinato a salpare comunque, allora fa attenzione ai cambiamenti del tempo e soprattutto guarda spesso l'orizzonte. Onde singole possono apparire in lontananza, quindi avresti la possibilità di eluderle. E se manca per un soffio la tua barca, beh, mentre passa, ringrazia la dea bendata.